tutti. Oggi prepariamo un secondo delicatissimo, i filetti di orata alle mandorle. Vi do gli ingredienti. Per una persona ci vorranno 150 g di filetti di orata. State attenti a togliere magari bene le spine perché ce n'è qualcuna di nascosta. Un paio di spicchi d'aglio, una zucchina, un pochino di prezzemolo fresco, ma se non l'avete fresco andrà benissimo quello surgelato, un mezzo bicchiere di vino bianco, un cucchiaino di maizena, l'amido di mais. Come vi ho fatto vedere prima, ci vorrà anche un cucchiaio molto scarso di mandorle alla melle. Mezzo cucchiaino di brodo granulare di verdura, mezzo anche un pochino meno di aglio in polvere, se vi piace del pepe nero macinato, e lui, il nostro ingrediente segreto. Procediamo, andiamo a tagliare la nostra bella zucchina e a spelare l'aglio, nonché ad affettare il nostro prezzemolo. Al lavoro! Ecco fatto! Aggiungiamo le nostre spezie e il vino bianco e fuoco alle polveri. Facciamo appassire le nostre zucchine. Vi ricordo che se volete ricevere in anteprima la ricetta della settimana potete iscrivervi cliccando sulla campanella. A questo punto togliamo le zucchine dalla padella e le mettiamo da parte. Intanto alla maizena aggiungiamo il prezzemolo, mezza tazza d'acqua, le mandorle e soprattutto lui, il nostro ingrediente segreto. Mescoliamo bene e teniamo da parte il mesculione. Nella padella ben calda mettiamo i nostri filetti. E li scottiamo velocemente su entrambi i lati. Aggiungiamo di nuovo le nostre zucchine, mi raccomando, tutto a fuoco bassissimo. E adesso non posso farvelo vedere, ma aggiungiamo il nostro miscuglione e lo facciamo raddensare. Poi impiattiamo. Ed eccolo impiattato. Ha un profumino. Vi svelerò l'ingrediente segreto. È un cucchiaino di salsa di soia, ma proprio un cucchiaino ino ino, mi raccomando. Se vi è piaciuta la ricetta, condividetela con chi ha bisogno di perdere peso e non vuole fare troppi sacrifici. Ciao, alla prossima ricetta!